Prefetto Franco Gabrielli, responsabile della Polizia Italiana, è giunto a Campobasso alla Scuola Allievi Agenti e per l'inaugurazione dell'anno scolastico all'Istituto Pilla. Le difficoltà del nuovo Sistema Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro per il sindacato CGIL, un sistema incompiuto in ambito locale e nel Paese. Gli auguri e gli apprezzamenti del mondo politico regionale al nuovo Vescovo di Trivento, Monsignor Claudio Palumbo, nel giorno del suo insediamento. A Campobasso hanno preso il via oggi le finali nazionali del badminton per le scuole. Si è conclusa invece la quarta giornata di andata nel girone adriatico della Serie D. Edizione pomeridiana del telegiornale di TLT Molise. Iniziamo dalla cronaca. Una Volkswagen Tiguan è andata a fuoco nella tarda serata di ieri in un garage di via Sicilia a Campomarino. Le fiamme, oltre ad avvolgere SUV, hanno bruciato anche le condotte idriche dell'elettricità e dell'impianto fognario. I vigili del fuoco intervenuti per spegnere l'incendio hanno evacuato tutti i residenti della palazzina. Le 15 famiglie, per rientrare nelle loro abitazioni, dovranno attendere gli interventi per rimettere in sicurezza l'intero stabile. Ed è stata rintracciata in Molise dagli agenti della questura di Isernia una donna di 48 anni, romana, che aveva minacciato di suicidarsi. La donna è stata localizzata dopo alcune ore in Alto Molise. Gli agenti sono riusciti prima a distoglierla dai suoi propositi, successivamente l'hanno accompagnata all'ospedale veneziale per gli accertamenti medici. Cambiamo argomento, siamo alla sindacale. Le problematiche inerenti al nuovo sistema delle politiche attive negli ambiti della rinnovata riforma del mercato del lavoro al centro di una conferenza stampa questa mattina della CGIL. Le politiche attive del lavoro, soprattutto la scelta di riformulare il percorso del Job Act, al centro di una riflessione complessiva dei dirigenti della CGIL Molise che si svolge nel complesso delle numerose problematiche inerenti al nuovo sistema e l'intera nuova riforma del mercato del lavoro. La riforma è stata una riforma ed è tuttora una riforma incompiuta, che non ha prodotto alcun risultato, che ne dica Renzi che inneggia il 63% di incremento dei tempi indeterminati. L'INPS ci dice il contrario, ci dice infatti che i tempi determinati sono cresciuti del 26% e i tempi indeterminati sono cresciuti del 4%, sono decresciuti del 4%. Bisogna dire una cosa importante, che mai una riforma del mercato del lavoro ha creato occupazione. L'occupazione viene creata da politiche di sviluppo, da investimenti privati, pubblici che possono stimolare quelli privati. E invece la riforma del lavoro si interseca con le politiche dello sviluppo, interagisce con loro e quindi crea una condizione di lavoro nei luoghi di lavoro dei lavoratori, insomma. Cioè, voglio dire che la politica del mercato del lavoro, la riforma del mercato del lavoro, va ad incidere sulla vita e sulle condizioni di lavoro dei lavoratori nelle aziende. Non produce occupazione. E l'occupazione non si produce assolutamente attraverso gli sgravi contributivi che sono stati regalati alle imprese, perché come ci dice l'INPS, e non la CGIL, l'INPS, i contratti indeterminati sono cresciuti soltanto in concomitanza con gli sgravi che sono stati dati, per poi decrescere in maniera vertiginosa quando gli sgravi sono finiti. Abbiamo invece bisogno di misure che siano solide, che siano strutturali, che possano incidere sul tessuto produttivo per riavviare l'economia e quindi per creare un'occupazione stabile e duratura nel tempo, non certo attraverso i tirocini, come dice il nostro governatore regionale. Il completamento stradale tra Isernia e Castel di Sangro è considerato inutile e dannoso dal Partito Comunista dei Lavoratori. Tiziano Di Clemente propone un'alternativa per l'impiego dei fondi pari a 5 milioni e mezzo di euro, quelli destinati alla sola progettazione. I finanziamenti devono servire per frenare le frane, bonificare fiume e ambiente, abbattere le barriere architettoniche. Inoltre ad oggi non vi è alcun finanziamento CIPE per il lotto 0 e la Regione Molise ha espresso contrarietà al progetto della superstrada.
Il prefetto Franco Gabrielli ha incontrato a Campobasso gli studenti dell'Istituto Leopoldo Pilla per inaugurare il nuovo anno scolastico, parlando dei temi della sicurezza e dell'ordine pubblico. Il prefetto Franco Gabrielli, dopo essere stato ospite da capo della Protezione Civile Nazionale dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Leopoldo Pilla, torna a Campobasso, nella stessa scuola, in veste di capo della Polizia di Stato, per inaugurare il nuovo anno scolastico ed incontrare gli studenti e parlare con loro delle tematiche relative alla sicurezza e ordine pubblico, il punto di vista dei nostri giovani. Un incontro significativo dove, dopo una sorta di lunga ma mai pedante lezione, tra l'altro più volte interrotta da frequenti ed appassionati applausi, ha registrato le domande e le riflessioni di una delegazione dei giovani studenti. Il prefetto Gabrielli ha mostrato di essere molto a suo agio tra i giovani, interloquendo con loro sulle tematiche oggi assolutamente attuali come il cyberbullismo, l'uso delle droghe, la violenza, i rapporti negli ambiti sociali e familiari e la vicinanza o meno con i valori e gli ideali. A volte quello che noto, e soprattutto noto nelle giovani generazioni, è questo lasciarsi andare. Questo delegare, questo immaginare che tutto sommato le cose le debbano fare gli altri e l'assunzione della responsabilità invece non attenga al comportamento di ognuno di noi. Guardate, la peggiore condizione che una giovane generazione può vivere è quello di delegare la costruzione del proprio futuro ad altri. La visita a Campobasso dell'alto dirigente dello Stato è stata concepita anche come un percorso fatto da alcuni appuntamenti di sicura valenza istituzionale, come la visita alla scuola allievi agenti per un momento di confronto con i frequentatori del nono corso di vice ispettori e l'incontro in questura per partecipare al saluto di commiato con il personale della Polizia di Stato della provincia di Campobasso del questore Raffaele Pagano nell'imminenza del suo collocamento in quiescenza. Siamo alla politica. Michele Iorio è il leader del partito di centrodestra più forte nel Molise, fondatore di un movimento confluito in direzione Italia. Iorio è la sola persona in grado di essere candidato alla presidenza della regione alle elezioni della primavera 2018. Questa è la replica del coordinatore provinciale di Isernia di Direzione Italia, Gerardo Cafaro, alle parole della segretaria di Forza Italia, Anna Elsa Tartaglione. Una delegazione di Sinistra Italiana del Molise è stata impegnata nelle manifestazioni per la festa nazionale del partito conclusa a Reggio Emilia. Tra le iniziative più significative merita di essere segnalata la mobilitazione in difesa della Costituzione e contro ogni forma di fascismo, xenofobia e razzismo. Il messaggio politico è quello di archiviare le politiche di austerità, con tagli sociali, smantellamento di servizi nella sanità e precarizzazione del lavoro. Quello che serve nel PD molisano in vista delle elezioni regionali prossime è un progetto comune di aggregazione di forze democratiche per dare un futuro al territorio e criteri trasparenti per la scelta dei candidati. A chiederlo al segretario del Partito Democratico Micaela Fanelli sono alcuni membri della direzione e segreteria del partito. La diocesi di Trivento ha accolto nel fine settimana il nuovo vescovo, il 52enne venafrano Claudio Palumbo. Figure politiche istituzionali di Abruzzo e Molise e numerosi ecclesiastici hanno preso parte alla cerimonia di insediamento. Don Claudio Palumbo, quale speranza può avere il popolo molisano? Ma un vescovo molisano che già dal suo primo intervento durante la consacrazione ha dimostrato quanto vicino è il Molise, e così sono convinto che sarà vicino a ciascun cittadino del Molise, considerando proprio il suo attaccamento e la sua determinazione e la sua come dire, vicinanza a tutto il popolo molisano.
Quale può essere la sinergia tra l'istituzione regione e la diocesi di Trivento in questo caso? Ma io direi più che sinergia tra istituzioni, la vicinanza tra la politica e la Chiesa. Il rappresentante dell'istituzione che gode della più alta fiducia del popolo italiano, che sostiene iniziative della politica troppo spesso impopolari ma purtroppo fondamentali per il rilancio della nostra regione, sono convinto che daranno maggiore forza e maggiore incisività anche alla politica molisana. Avere un vescovo delle nostre comunità, qui legata anche un po' alla nostra storia, alla nostra tradizione, e ci riempie di gioia. Peraltro Don Claudio conosce bene questo territorio, questa piccola regione, sono convinto che potrà fare molto per le aree interne, è una persona di grande valore, di grande umanità, allora stiamo qui per testimoniargli apprezzamento, amicizia, stima e soprattutto ci sentiamo vicini all'azione pastorale di Don Claudio. In questi giorni avete richiamato i molisani all'attenzione verso l'Europa, verso il Molise e ad un'azione comune. Ma io credo che il Molise si gioca una partita importante, la sua sopravvivenza. Il Molise non può continuare ad immaginare di guardare avanti una dimensione così modesta, deve dialogare con le regioni limitrofe. Bisogna portare avanti un progetto nuovo di sviluppo e soprattutto dobbiamo dare certezza, speranza ai nostri giovani per continuare a rimanere legati a questo territorio. Il nuovo vescovo offre a tutta la cittadinanza una possibilità per riesaminare le condizioni socio-economiche e avere speranza di un qualcosa di nuovo. Beh, speriamo anche che l'avvento di questo nuovo vescovo, che ovviamente ci riempie il cuore di gioia e lo vogliamo accompagnare in questa sua nuova grande impegnativa avventura pastorale, che questo nuovo avvento porti anche uno scatto di reni per una realtà straordinaria come Trivento e per tutta la zona del Trigno. Credo che questo è l'auspicio e credo che lui lavorerà in maniera intensa in questa direzione. Ovviamente sta anche alle istituzioni fare tutta la propria parte. Il presidente della giunta regionale Paolo Frattura terrà un incontro con i consiglieri provinciali e i sindaci della provincia di Isernia domani pomeriggio per illustrare la riforma del sistema elettorale per l'elezione del consiglio regionale. L'appuntamento è stato fissato nel palazzo dell'amministrazione provinciale di Isernia. Elezioni per il rinnovo delle cariche del consiglio regionale per l'ordine dei giornalisti e i rappresentanti del Molise nel Consiglio nazionale. Sono stati rieletti al Consiglio nazionale Vincenzo Cimino e Cosimo Santimone. Cimino, eletto tra i pubblicisti, ha totalizzato 309 preferenze. Cosimo Santimone ha ricevuto tra i professionisti 38 voti. Laboratori aperti all'Istituto Neuromed di Pozzilli per la quarta edizione della Notte dei Ricercatori, appuntamento giovedì. Vediamo il contributo. All'Istituto Neuromed di Pozzilli si avvicina la Notte Europea dei Ricercatori, un evento che coinvolge ogni anno migliaia di persone e centinaia di istituzioni di ricerca. Per l'Istituto Medico e la Fondazione Neuromed il 2017 segna la quarta edizione. Giovedì 28 le porte del Parco Tecnologico si apriranno a gruppi di studenti che avranno l'occasione di incontrare una realtà dedicata alla ricerca e all'innovazione in diversi campi di frontiera della biomedicina. I giovani potranno conoscere la banca biologica del progetto Molisani, decine di migliaia di campioni raccolti da altrettanti cittadini. In rete con tutte le altre strutture simili d'Europa, rappresenta essa un tesoro per la ricerca del futuro. Ma la Notte dei Ricercatori non si rivolge solo agli studenti. La scienza è alla base della civiltà dell'essere umano ed è la radice sulla quale crescono le speranze di nuove cure e di nuovi metodi di prevenzione delle malattie. La scienza è infatti una componente fondamentale della nostra società e del suo tessuto democratico.
Con la notte dei ricercatori, il Neurmed partecipa allo sforzo europeo di portare i cittadini non solo a conoscere più approfonditamente il cammino scientifico, ma anche a dialogare con i ricercatori. Visite ed esami gratuiti nell'ambito oncologico e riabilitativo domani a Isernia nel corso della festa dei Santi Cosma e Damiano. Questa è la prossima tappa della Carovana della Salute ideata dalla Fondazione Giovanni Paolo II. I controlli medici si svolgeranno a Palazzo De Bagis lungo Corso Marcelli a partire dalle ore 9. L'inquinamento di aria, acqua, suolo e cibo danneggia in particolare la salute di feti e bambini. Le sostanze più pericolose sono i pesticidi presenti nella carne, frutta e nella verdura, in secondo ordine i metalli. Solo in Italia ogni anno muoiono per l'inquinamento ambientale 33.000 persone. Su questo tema, a partire dalle ore 14 di domani al Centrum Palace di Campobasso, si svolgerà il corso organizzato dall'ASREM Epidemiologia Ambientale ed Inquinanti. Il 26 settembre è stato proclamato dal Consiglio d'Europa la Giornata Europea delle Lingue. Lo scopo è quello di stimolare l'apprendimento delle lingue nel vecchio continente, che conta oggi 47 paesi e 800 milioni di abitanti. In partenariato con il liceo linguistico Pertini del capoluogo verrà realizzato il Parla Europa Molise 2017, giunto alla sua quarta edizione. La competizione studentesca è prevista domattina nella Villa dei Cannoni di Campobasso. Ed ancora un nuovo dono impreziosisce il progetto Lascia un segno alla cultura. L'iniziativa prevede la donazione di opere d'arte al Palazzo della Cultura regionale. L'ultima donazione è stata effettuata dal giovane artista Clemente Oddis. L'autore ha lasciato al Palazzo della Ex Gil di Campobasso il dipinto intitolato Colori primari. E siamo adesso, come ogni giorno, alle previsioni del tempo. Prima parte con temporali sparsi che si alternano a parziali schiarite nel cielo, miglioramenti climatici dalla sera. Le temperature sono comprese tra i 13 gradi di Campobasso fino alla massima di 21 ad Isernia, ventilazione settentrionale, poco mosso il mare Adriatico. Domattina ancora annuvolamenti sparsi sulla regione, valori climatici stazionari o in leggera ripresa, venti da nord. Siamo allo sport. Il Molise ospita quest'anno le finali nazionali dei campionati studenteschi di badminton. Gli incontri hanno preso il via nelle palestre dei licei Romita e Pagano, entrambe in via Scardocchia a Campobasso. Sono presenti 21 rappresentative regionali. Per il Molise l'Istituto Superiore Mario Pagano del capoluogo. La manifestazione nazionale si concluderà mercoledì 27. Vediamo il contributo. Dottoressa, per il Molise una vetrina importante, nazionale, queste finali di badminton. Orgoglio, senso d'appartenenza, anche un po' di emozione? Orgoglio e tanta emozione, l'emozione che solo i ragazzi sono capaci di trasmetterci e ancora provocarci. Un momento importante per tutto il Molise, per la scuola molisana, una grande dimostrazione di lavoro di squadra. Oggi tutte le istituzioni presenti, insomma un momento di festa, una data da segnare sul nostro calendario che rimarrà sicuramente indelebilmente incisa. Un momento di crescita importante, il valore formativo dello sport, la capacità dei nostri ragazzi di reimparare a stare insieme,
capacità un po' persa purtroppo per via dell'utilizzo eccessivo dei social, ma anche la capacità di lavorare insieme, rispettare le regole, imparare e accettare i propri limiti. I limiti, anche i limiti fanno parte della vita umana, i nostri ragazzi devono impararlo, l'esercizio dell'attività sportiva è molto molto utile in questo, quindi veramente una festa della formazione, formazione a 360 gradi, quella che noi vogliamo per i nostri ragazzi. Lo sport è anche rispetto delle regole, fair play. Esattamente, rispetto delle regole nella relazione con l'altro. Questo è il valore fondamentale di cittadinanza, quindi un insegnamento e un percorso importante. Quindi lo sport come sfondo di tutti i nostri percorsi di formazione. Lo sport è un volano sicuramente privilegiato, noi siamo molto contenti di esserci potuti evidenziare a livello nazionale attraverso un'iniziativa sportiva, quindi davvero un grande evento, molta gioia. E passiamo adesso al calcio. Nella Serie D girone Adriatico si è giocata la quarta giornata di andata, risultati e classifica aggiornata. Vediamo. Fabriano Castelfidardo 2-3, Jesina San Marino 1-0, Monticelli Recanatese 1-1, Nero Stellati Capobasso 1-2, Olimpiagnonese Francavilla 0-1, San Giustese L'Aquila 1-0, San Nicolò Pineto 4-3, Vastese Matelica 0-2, Vispesaro Avezzano 2-1 per una classifica. Vispesaro in testa 12 punti, Campobasso e San Giustese a 10, Matelica 9, Jesina 8, Castelfidardo 7, L'Aquila, Fabriano, San Nicolò e Francavilla 6 punti, Vastese, Olimpiagnonese e San Marino 4, Pineto 3 punti, Avezzano, Recanatese e Monticelli 2, Nero Stellati ancora a 0 punti. Nell'anticipo del sabato a Sulmona il Campobasso ha sofferto più del dovuto, l'ultima della classe nella ripresa ai Molisani con un'autorete di Pacella e il rigore di D'Agostino hanno ribaltato il risultato. Non basta il cuore ai nerostellati, colpiti e affondati nel finale di gara da un Campobasso uscito fuori alla distanza e capace di imporsi in un match piacevole e incerto fino al triplice fischio finale. Nei Pelini rientrano dal primo minuto Del Gizzi in difesa e Pacella a centrocampo. Infortunato Capitan Vitone, fuori come gli squalificati Ponticelli e Mister Di Marzio, che ripropone Isotti al centro della mediana in un 4-3-3 che nella fase offensiva vede Palombizio al centro del fronte d'attacco, completato dagli esterni Di Ruocco e Conè. Dall'altra parte il Campobasso si presenta secondo i canoni di un elastico 4-4-2 con Gurma principale riferimento avanzato, spalleggiato dall'ottimo D'Agostino, sempre nel vivo dell'iniziativa molisana. Primo quarto d'ora di studio, poi sono i Pelini a provarci per primi con il suggerimento di Di Rosa non finalizzato da Palombizio. La risposta rossoblù non si fa attendere con il calcio di punizione di D'Agostino terminato di poco alto. I padroni di casa tengono bene il campo, mantenendo le giuste distanze e riuscendo a recuperare diversi palloni. Nulla di fatto sul tentativo centrale di Pacella, mentre un minuto dopo è Isotti a impaurire i lupi con una botta dalla distanza. Nerostellati convinti, ma quando l'occasione pare essere buona, Giallonardo preferisce mettere al centro anziché concludere in porta. Il Campobasso prova ad agire di rimessa, senza risultati apprezzabili, con Vecchione che manda a lato. Prima del riposo l'equilibrio salta, Giallonardo si riporta in area ospite e con un tiro cross supera Landi facendo esplodere il Pallozzi per l'1-0 di Marca Peligna. In apertura di ripresa primo cambio ospite con Bolzan che rileva Del Duca. Appena un minuto dopo, al 49esimo, è clamoroso l'autogol di Pacella che rimette il punteggio in parità 1-1. Al Pallozzi non ci si annoia e appena un minuto e mezzo dopo i nerostellati hanno l'opportunità di riportarsi in avanti con un penalty concesso per tocco di braccio di Capozzi. Sul dischetto va Isotti che però non riesce a trasformare, bravo l'estremo difensore ospite Landi a deviare in corner. Scampato il pericolo i molisani avanzano il baricentro, sulla punizione di D'Agostino è attento Parente.
Al 56esimo primo cambio Peligno, fuori Verrocchi, dentro Bruni. Insistono gli ospiti, la conclusione di Lagnena trova la risposta di Parente sul susseguente corner e Salim a timbrare la traversa con un velenoso tiro cross. Non appena i nerostellati alzano la linea difensiva, il campo basso prova a colpire di rimessa mettendo in affanno la retroguardia di casa. Mister Foglia Manzillo prova a vincerla operando altri due cambi in corsa. Prima Sorrentino subentra a Vecchione, poi Gerardi sostituisce Leone. La contromossa dei Peligni arriva al 75esimo con l'ingresso in campo di Donatangelo al posto di Diruocco. Gli ospiti fanno la partita, ma il tentativo di Capozzi trova la respinta di Palombizio. L'ultima mossa del tecnico rossoblu vede l'inserimento di Strianese per Elefante. Allo scoccare dell'89esimo, ancora campo basso in avanti, e quando Palombizio affossa Capozzi, il signor Matteo Centi della sezione di Viterbo non esita a indicare il dischetto, sul quale si porta D'Agostino, che trasforma il rigore del 2-1. Molisani avanti e poi incapaci di chiudere il match con Gerardi in pieno recupero, prima dell'ultima iniziativa nerostellata con l'impalpabile Cone, che non impensierisce più di tanto il portiere ospite Lanni al termine dei 5 minuti di recupero. Vince il campo basso, che si porta a 10 punti, nerostellati invece ancora a secco dopo un match giocato con onore ma perso alla distanza, quando l'organico è parso davvero troppo corto rispetto a quello avversario. Al Civitelle l'Olimpia Agnonese è tornata a giocare dopo due trasferte consecutive. I Granata hanno ospitato il neopromosso Francavilla. Un Francavilla solido e ordinato espugna il Civitelle di Agnone con una gemma di Palumbo dalla lunga distanza dopo 36 giri di lancette. Non è bastato il cuore, la corsa e la cattiveria espressa dai Granata, scesi sul rettangolo di gioco in completo bianco. C'è il rammarico per un paio di ghiotte occasioni sciupate nella prima frazione e per la frenesia in attacco nell'inconcludente assalto finale. La partita è appiattita in mezzo al campo, ci pensa una discesa di Margarita sulla quale il portiere spacca, chiude la traiettoria. A porta sguarnita il giovanissimo Niang spreca da ottima posizione, alzando il mirino. I giallorossi abruzzesi manovrano soprattutto dalle parti di Zerbo, ma non ci sono particolari pericoli per Faiella. L'Agnone si dispone con il 4-4-2, Barbosa è tenuto prudenzialmente in panchina. Iervese risponde con un 4-3-3 che gira attorno a Mele in mediana. Il Francavilla mette la freccia dopo la mezz'ora, prodezza balistica di Palumbo nell'angolo più lontano dove Faiella non può arrivare e costruisce il successo minuto dopo minuto, lasciando poco allo spettacolo. La gara dei molisani decolla dopo lo schiaffo subito in faccia. Cassese non inquadra lo specchio della porta sull'angolo di Margarita. Un minuto dopo Miciche conclude su Faiella con un tiro strozzato dopo l'errato disimpegno di Cassese. Ancora il difensore centrale agnonese protagonista al minuto 43 quando si divora il pareggio da 0 metri con spacca fuori causa sugli sviluppi di una concitata azione d'angolo calciato da Ferraro. I locali iniziano la ripresa alzando molto gli esterni, Litterio a sinistra e Corbo sulla fascia opposta. I ritmi sono più sostenuti, Santoro rileva in attacco Ferraro per dare consistenza fisica e centimetri. Il Francavilla si rintana all'indietro per far ripartire la squadra in contropiede. Attorno al quarto d'ora l'Olimpia crea altre due nitide opportunità. Margarita da calcio piazzato, vola, spacca all'incrocio dei legni e consegna agli avversari solo l'angolo. Sull'azione successiva la girata aerea di Lucio Di Lollo dà solo l'illusione della rete. I giallorossi ospiti si rivedono a metà tempo, il solito Palumbo indisturbato al tiro in due occasioni. Sulla seconda Faiella si oppone mettendoci i guantoni. Il tecnico Bucci le prova tutte in attacco, fuori Niang e Margarita per Ciotoli e Barbosa, locali a trazione anteriore nell'assalto finale, ma il Francavilla non resta a guardare. A tre giri dal termine le proteste veementi dei locali all'indirizzo dell'arbitro La Bianca per un fallo di mano non rilevato all'interno dei 16 metri da parte di Romeo, quest'ultimo subentrato in corsa a Galli.
Il fischietto foggiano penalizzerà il Molisano Santoro sul prosieguo dell'azione. Finale incandescente, allontanato dalla sua panchina il tecnico ospite Pierluigi Iervese, ma il Francavilla con pochi fronzoli arriva al traguardo, i tre punti in tasca e gli applausi del manipolo di tifosi al seguito al Civitelle. Scendiamo di categoria, terzo turno di campionato nell'eccellenza e promozione regionale. Vediamo come è andata leggendo i risultati dei due tornei. Campo di Pietra, Frentania 2-0, Gambatesa Riccia 1-3, Guglionesi Vasto Girardi 0-1, Spinete Isernia 1-6, Termoli Allife 5-2, Trepini Matese Sesto Campano 2-2, Venafro Boiano 6-0, Vulcania Campobasso 1919 5-1. Scendiamo in promozione, Casalnuovo Baranello 0-0, Castelmauro Termoli 2016 1-1, Chieuti Matese 0-2, Cliternina Pietramonte Corvino 3-0, Molise Carovilli 1-0, Roccasicura Ferrazzano 3-0, Roseto Ururi 2-2 e infine Sant'Eliana Comprensorio Vairano 2-1. Siamo in chiusura, sono stati 40 gli atleti che hanno partecipato al sesto Memorial di Scacchi Costanzo Muccio svolto a Campobasso. Questi vincitori del torneo principale: primo Andrea Palladino, secondo Francesco Terzano, terzo Antonio Petruccioli. Vincitori di categoria: Alessio Ricci per i non classificati, Arnaldo Ramacciato terzo nazionale, Roberto Rigolassi secondo nazionale. Grazie, è tutto, a risentirci alle edizioni della sera.